è solo un'automobile, anche se molto speciale perché si guida con un joystick, ma rappresenta per Chiara, come per tutti, una grande opportunità di vivere in autonomia la propria vita. Per Chiara però questa è una giornata che ha un sapore speciale perché lei è affetta dalla nascita da atrofia muscolare spinale, una malattia severa che ne ha ridotto drasticamente i movimenti, ma non il carattere. Chiara infatti ha sempre avuto come obiettivo l'autonomia di vita per lei e per quanti come lei sono costretti a muoversi sulla sedia a rotelle, facendo dello slogan "una strada per tutti" la propria ragione di vita. Studia giurisprudenza a Trento, dove vive sola con delle amiche, ha appena concluso un'esperienza Erasmus e ora si accinge a vivere nuove avventure grazie a questo progetto realizzato con fatica dall'associazione malattie rare Mauro Baschirotto Onlus, che da anni segue Chiara nel suo percorso medico. Chiara, è emozionante oggi? È una grande emozione essere finalmente alla guida dopo questa lunga attesa. Una conquista di autonomia. È per me un aspetto rivoluzionario della vita indipendente, in quanto il trasferimento da un luogo all'altro adesso mi è possibile. Tu hai combattuto tanto per conquistarti tanti spazi da molti anni, adesso stai studiando a Trento. Sì, Trento in realtà è una conquista a sé, ma è una conquista veramente importante che mi permette già di vivere in modo indipendente. Adesso la possibilità di avere anche il mezzo di trasporto autonomo è veramente un tassello di questo bellissimo puzzle. So che c'è già parecchia gente, molti tuoi amici che ti hanno trasportato in questi anni prenotata per venire in giro con te in macchina. Uno dei motivi principali per cui volevo la macchina era proprio per restituire i tanti passaggi che in tutti questi anni ho ricevuto, quindi non vedo l'ora di poterlo fare. La prima meta quale sarà? La prima meta fra poche ore è Treviso per andare nell'autoscuola, dove imparerò di nuovo a guidare perché la patente l'ho fatta 3 anni fa e quindi devo un attimo rimettere a memoria il sistema. E un sogno nel cassetto per poter fare magari una gita, un viaggio con la tua nuova auto? Il viaggio in auto sarà una delle prime cose che farò e mi piacerebbe fare il sud Italia, adesso vediamo cosa facciamo. Vuoi farci un saluto dalla tua nuova auto? Il saluto è in realtà un ringraziamento, perché veramente senza tantissime persone questa cosa non sarebbe stata possibile, quindi tutte le persone che ci hanno messo il tempo, la professionalità, ma anche solo la passione che hanno realizzato assieme a me questo sogno. Grazie. Una sfida vinta quindi dall'associazione Malattie Rare Mauro Baschirotto Onlus per dare nuove speranze a tutte quelle persone che si trovano quotidianamente a combattere da sole la loro malattia contro l'indifferenza o la totale dimenticanza della società. Una sfida anche burocratica perché l'associazione, dopo una battaglia epica, ha ottenuto di accedere allo sgravio sull'IVA il 4%, finora concesso solo al disabile e negato alle associazioni, aprendo così una strada che sembrava impossibile, un po' come accade talvolta quando si scopre qualche cura per malattie su cui nessuno investe. Giuseppe Baschirotto, come nasce questo progetto? Il progetto nasce da un'idea di Chiara, di dire: io ho la patente di guida con joystick di una macchina, di un'automobile, mi potete dare una mano per poter avere una macchina adatta per poterla poi guidare? Noi abbiamo detto subito di sì. Ovviamente è stata una impresa improba, in quanto ci siamo subito scontrati con la burocrazia nazionale, che vuol dire che soltanto per una macchina intestata al disabile c'è la riduzione del 4% di IVA al 4%, ma per una macchina invece intestata ad una fondazione, anche se è Onlus, doveva pagare il 22%. Noi ovviamente con le nostre azioni siamo riusciti, dopo molti mesi di trattative, di lotte e di quasi quasi ricatti, abbiamo ottenuto invece che anche per le Onlus ci possa essere questa riduzione al 4%. Avete aperto una strada? Abbiamo aperto una strada importante, in quanto è stato il primo caso in Italia che l'Agenzia delle Entrate ha concesso la riduzione dell'IVA. Questo vuol dire per altre associazioni analoghe alla nostra di poter usufruire adesso di questo beneficio. Chiara, la storia di Chiara vi ha colpito? Ma certamente sì, Chiara la conosciamo da 24 anni, l'abbiamo seguita fin da bambina per una malattia rara, la distrofia muscolare spinale
è una malattia particolare dove noi abbiamo molto investito, abbiamo fatto anche sostenuto dei progetti di ricerca, addirittura a Losanna. Ovviamente è una malattia che conosciamo molto bene. Chiara è da 14 anni che la malattia praticamente si è fermata in Chiara. Quindi questo è un vantaggio molto importante ed è un elemento tranquillizzante anche per la ragazza stessa. E poi c'è il carattere di questa combattente che è Chiara, che ha deciso di percorrere varie strade nella sua vita. Ma certamente sì, ovviamente Chiara è una persona tutta particolare, speciale direi. Ecco, adesso è studentessa all'Università di Trento, nella facoltà di legge. Speriamo che completi questo ciclo di studi. Ovviamente lei ci ha promesso, e speriamo che poi venga mantenuto, che nel momento in cui avrà completato il ciclo di studi, lei si metterà a disposizione anche per il trasferimento di altri disabili, di altre persone che sono in carrozzina. Quindi una taxista disabile che dà una mano ai disabili. Intanto la vostra ricerca nei confronti dell'atrofia muscolare spinale continua. Ma certamente sì, riceviamo moltissime richieste di diagnosi per esempio da tutta Italia, proprio perché siamo tra i pochi centri che fanno questo tipo di diagnosi. È l'inizio di un progetto più ampio e impegnativo per l'associazione, chiamato Villaggio Speranza, che vuole promuovere un concetto molto più ampio di autonomia, realizzando una residenza dove renderlo concreto. Ma per questo è necessario l'aiuto di tutti, anche delle istituzioni. Assessore, è importante questo contributo che viene dato dalle associazioni? È molto importante perché mettendo insieme le forze, quindi una fondazione come la Baschirotto, altri amici magari del privato e altre associazioni mettono insieme non solo i fondi ma anche un progetto, un'idea, una cultura di cosa può servire arrivare ad raccogliere dei fondi. Quindi avere oggi questa auto per una ragazza come Chiara vuol dire in realtà far parte, dare una componente importante, un tassello del suo progetto di vita, che è di una ragazza che sta studiando in un'altra città, in questo caso a Trento, sta vivendo con le amiche, sta facendo la sua esperienza di Erasmus, ha bene chiare le idee di cosa vuole fare nella sua vita, quindi ecco, è un tassello di un progetto più grande che è proprio di autonomia, di vita vera di una giovane, e credo che di questi tempi sia un grande messaggio unire le forze per un progetto, per realizzare un progetto simile. Abbiamo sentito che c'è bisogno anche delle istituzioni. Naturalmente c'è bisogno delle istituzioni, perché le istituzioni devono credere, devono sostenere i progetti, devono magari appunto cercare anche fondi altri, perché sappiamo che però i fondi europei ci sono, ecco, e quindi il nostro ruolo c'è, è un ruolo culturale, poi un ruolo giustamente, come ci dicono, anche di scelte politiche amministrative che possono fare la differenza e devono fare la differenza.